Eccoci qua in diretta, sono un po' in ritardo perché sono in un altro paese, diciamo sono dall'altra parte del mondo e quindi in realtà per voi è l'una, ma per me è, diciamo, sono le 7 di mattino, quindi attenzione a telefonarmi perché insomma, spesso sto dormendo, sono un po' spettinato, ma ce ne faremo una ragione. Cosa è successo oggi sui giornali? Beh, la zuppa, anche se tardi, ha bisogno oggi di essere commentata perché ci sono un sacco di cose divertenti. Forse la cosa più divertente, buongiorno Barbara, è il titolo che ha fatto oggi il giornale sulla tragedia di Notre Dame de Paris, di cui abbiamo parlato a lungo, come sapete, in una lunga diretta di Quarta Repubblica. E questa è la cosa più interessante, appunto, del giornale, è il titolo, il segno della croce. Il segno della croce è la croce che è l'unica cosa che si è salvata, una delle poche cose che si è salvata. Buongiorno a Marco, Lucien e tanti altri che si stanno collegando ora su Facebook, mentre invece su Instagram c'è qualche problema. Allora, il segno della croce è il segno rispetto a quello che rappresenta un simbolo, alla importanza che ha Notre Dame, ma su questo forse le parole di Zullo sono le più belle. Il grande rogo ha incenerito la Chiesa, ma riacceso la fede. Un po' ottimista, ma comunque ben scritto. Oggi Stefano Zurlo sul giornale, i deliri di Saviano che dice occupiamoci degli immigrati invece dei migranti invece che delle chiese, insomma questo lo tratta Damascelli sempre sul giornale. In realtà è anche interessante invece la tesi del Messaggero che dice la seguente cosa, cioè che le chiese sono molto ma molto trascurate in Francia e che quindi in realtà essendo state abbandonate Notre Dame è soltanto una delle tante chiese che sono state dimenticate dai francesi. In 5 anni la ricostruiremo, dice Macron. Sono stati già raccolti in 24 ore 700 milioni di euro. La cosa più incredibile oggi sulla questione del PD e della presidente dell'Umbria, che oggi i giornali segnalano da 49 anni governa il PC e il PD quella regione, è questa frase. Per il resto, secondo me, non conta nulla: non conta l'azienda, non conta la sanità, non contano i raccomandati, non contano i concorsi, non conta Mani Pulite, non contano le robe di Travaglio che ci spiega che la superiorità morale della sinistra sin dai tempi di Berlinguer per passare a quelli di Greganti non c'è più. Conta soltanto che non si può votare un partito, non si possono votare delle persone che dicono una cosa di questo tipo, cioè questa era la presidente della regione. Cosa dice? Questo PD è giustizialista e fino a qui passi, se ne è accorto oggi, mi sembra che già da Renzi in poi lo era molto giustizialista con i nemici, ma cosa dice? E se fosse stato un presidente uomo, chiede Catiuscia Marini, sarebbe finita allo stesso modo, giuro. Catiuscia Marini chiede che se fosse, vuol far come capire che ci sia un atto di sessismo nei suoi confronti. Cioè, questo è il massimo, è esattamente il PD, è il politicamente corretto, è la sinistra, mi sembra che anche la Sarti abbia detto qualcosa di questo tipo riguardo alle sue riprese. Ma insomma, io la trovo una cosa incredibile. Il titolo migliore oggi sulla questione che riguarda invece Salvini e la lite sui porti chiusi è invece la fa. Aspettate che provo a mettere una diretta che sta funzionando male su Facebook e su Instagram. Il titolo più bello su Salvini e sulla lite che fa rispetto a Di Maio che si è seccato perché ha detto basta, questo qui è il titolo del manifesto in cui dice battaglia navale perché i generali non ci stanno. Allora, qua una delle due. O questa cosa è ampiamente amplificata dai giornali, Corriere della Sera, che dicono che i generali non ci stanno alla ordinanza del ministro degli interni perché dice non è lui che ci governa, o è ampiamente esagerata questa vicenda dei generali, oppure è un colpo di Stato. A casa mia i generali zitti, zitti e seguono gli ordini. E mi diverte che tutti questi giornali democratici oggi non si rendano conto che i generali non parlano. I generali eseguono gli ordini e gli ordini ai generali glieli danno i politici, non glieli danno, non se li danno loro stessi. Allora, può piacere, può non piacere, a casa mia i generali neanche vogliono i sindacati, i carabinieri si sono dovuti inventare il COCER, non parlano, non dicono, quindi o c'è una, come posso dire, una velina fatta passare ai giornali dai grillini, oppure il fatto che i generali si permettano di discutere gli ordini, anche se vengono dalla persona sbagliata, il problema è semmai del governo, non dei generali, cioè semmai è della Trenta che può litigare con Salvini, non i generali che si oppongono a chi li comanda, o no, fino a prova contraria. E poi non mi sembra che sia arrivato Salvini a
fare il comandante in capo delle forze delle armate, cosa che resta in capo a Mattarella. Quindi secondo me questa cosa è largamente esagerata dai giornali ed è largamente strumentalizzata in quella che è la polemica ridicola che c'è all'interno di questo governo tra Movimento 5 Stelle e leghisti. Due o tre cose di economia: aumenta l'IVA, secondo Signorini la cosa è fatta, sarà un aumento dell'IVA selettivo soltanto per alcuni beni, così sostiene Signorini, la Confindustria sarebbe favorevole, mentre Fortis, bello il suo pezzo oggi sul Sole 24 Ore, dice siamo l'unico paese in cui l'economia non cresce e le tasse invece sì, aumentano 0,3% nell'ultimo trimestre. Questo è dirompente, perché l'economia siamo noi che produciamo reddito, produciamo libertà per il nostro tempo libero, possibilità di viaggiare se abbiamo le risorse per fare, dall'altro lo Stato ci dà solo problemi, solo ostacoli e in più aumenta la fetta di risorse che in un momento in cui guadagniamo di meno pretende da noi. Secondo me è una cosa allucinante, come allucinante che la Confindustria possa sperare che possa essere favorevole all'aumento dell'IVA, che è una tassa come tutte le altre. Chiunque oggi si occupa degli italiani dovrebbe dire le tasse devono dire tutte. Tutte, semmai non le tocchiamo, ma aumentarne anche una è criminogeno. Donne al lavoro, Daily Mail oggi ci fa dei numeri sulle donne al lavoro in Gran Bretagna, sono dei numeri straordinari, cioè invece di fare le cazzate alla Marini, a dire oddio mi attaccano perché donna, bisognerebbe leggere i numeri del Daily Mail in cui ci dice che rispetto al 2009 il 40% di donne in più stanno lavorando. Certo, i motivi quali sono? Non c'è più l'economia di un tempo, le pensioni per le donne in Gran Bretagna, noi che piagnucoliamo per l'aumento dell'età pensionabile, facciamo quota 100, l'hanno portata a 65 anni, e pochissime donne, soltanto 1.900.000, si occupano a full time della loro famiglia. Vi piace o non vi piace? Non lo so, ma questo è il sistema della Gran Bretagna di cui oggi parla orgogliosamente, mi sembra, il Daily Mail. Un po' di cose procedurali di casino sui decreti crescita, i decreti sblocca cantieri, per il semplice motivo che il Presidente della Repubblica ha detto ho capito, voi fate il decreto, lo portate una specie di foglio bianco in Consiglio dei Ministri, poi dopo lo lavorate un po' e lo pubblicate in Gazzetta Ufficiale. No, dovete riportare in Consiglio dei Ministri il decreto così come da voi modificato. Si tratta di robe procedurali, ma anche di robe molto, vi potete immaginare, non so, la Lezzi o la Grillo che controllano il singolo norma all'interno di decreto. Questo valeva anche per i precedenti ministri. Alla fine poi a comandare nei consigli dei ministri sono funzionari tecnici e due o tre ministri competenti sulle diverse materie. La Juve perde in borsa, ma soprattutto perde il 25% del suo valore. Domani vedrete che ne parleranno anche i giornali, oltre agli aspetti sportivi c'è gli aspetti ovviamente di una squadra che per un quarto del suo valore, un quarto, era la sua chance di poter arrivare alle finali della Champions, che vale per i diritti televisivi e non solo. Quanto è valso quindi Ronaldo? Se lo stanno chiedendo gli investitori della Juventus, e vi dà un po' il senso di quando in realtà il nostro piccolo campionato nazionale, che a noi ci fa impazzire, a voi vi fa impazzire, sì, sono in America, Anthony, il nostro campionato in realtà abbia un valore relativo. Ultima cosa stupenda, Greta arriva a Roma, la giovane svedese arriva a Roma e la surreale visita di Roma dopo che è scesa dal Frecciarossa, chissà se ha preso Frecciarossa o inquina troppo, è raccontata da Salvatore Merlo oggi sul Foglio, in cui ci spiega perché non c'è la differenziata, perché gli autobus sono a gasolio, perché quel casino pazzesco che si chiama Roma e che lui magistralmente associa alla giovane eroina dell'ambientalismo. Più tardi lo sito nicolaporro.it continua sempre con la sua messa in onda e noi ci vediamo domani, sempre più tardi, però non ce la facciamo presto con questa zuppa. Ciao!